CNCA, mi disse, sai, c'è l'apertura, una cosa proprio molto semplice, molto più ristretta, e dov'è? Vengo molto molto volentieri. Mi sono trovato in tutte le realtà, tutti i medici, tutte le associazioni, le cooperative, mi fa piacere, ma non mi aspettavo tutto questo. Mi sento anche un po' imbarazzato. Io rappresento un noi, non Luigi Ciotti. Rappresento una realtà che ha 58 anni, che si chiama Gruppo Abele, e 28 anni che si chiama Libera. Voi mi insegnate che tutto questo non può essere opera di navigatori solitari, no? C'è bisogno di unire le forze, le energie per costruire dei percorsi. Sono tornato ancora una volta a Bergamo, dove credo le prime volte sono venuto, credo 40-50 anni fa. Quindi questa città la conosco, ho conosciuto fatiche, momenti, rapporti, amicizie in contesti e realtà diverse. Ho accettato questa sera di ritornare a parlare di una figura meravigliosa che è Don Torino Bello, di cui io ero profondamente amico. È stato un rapporto di amicizia profonda. E lui morendo ha voluto lasciarmi in dono la sua stola sacerdotale, che per un sacerdote la stola, no, è una persona cara, di un'amica, ha un valore immenso, come i segni che voi avete lasciato, Don Redento, che restano dei segni di grande sacralità. Allora sono venuto per ricordare Don Torino Bello, come mi è stato richiesto, il quale vi devo dire che tanti anni fa mi aveva chiesto se andavo a inaugurare la sua accoglienza per il problema delle tossicodipendenze. No, perché nel cammino della nostra vita chi di noi non è impattato con questo problema? Io ricordo quando ho cominciato, avevo 17 anni, a 20 anni nasce il gruppo Abele, io diventerò sacerdote poi, e poi non c'era, allora non c'era l'eroina, l'eroina arriverà anni dopo, ma c'erano giovani che si procuravano dei farmaci. Poi andavano nei bar, ci prendevano dell'alcol, facevano dei misculi per sballare in quella forma, in quella maniera. E poi ci siamo trovati, anni dopo l'impatto, con le prime storie di dipendenza, in un paese che è l'Italia che si negava il problema, in una città come Torino che si negava il problema, che continuava a pensare che fosse la fantasia di qualcuno. Quindi la non considerazione di un problema che si stava allargando. E come voi sapete, prima, torniamo indietro di qualche anno, tanti anni, c'era una legge che diceva che se io avevo il problema della droga andavo da te, dottoressa, no? A chiedere una mano, un aiuto. In base a quella legge c'erano due strade, l'ospedale psichiatrico o il carcere. E io da te quindi non venivo. Non venivo a chiedere una mano. E noi allora andavamo a trovare i primi ragazzi in un ospedale psichiatrico a Collegno, vicino a Torino. Ma a quel punto, dopo aver toccato con mano la gravità di un problema non preso in quegli anni in considerazione, no? Abbiamo deciso di aprire un centro droga autodenunciandoci. Autodenunciandoci. Perché non era possibile. Avevamo trovato due bravi magistrati che avevano detto una cosa importante, che era un mostro giuridico quella legge, perché non permetteva il contatto e l'incontro con le persone, perché tu devi avere la condizione di poter favorire l'incontro con le persone. E se la legge è una legge che ti dice carcere o ospedale psichiatrico, è difficile che ti possa stanare e fare un servizio alla luce del sole. E noi allora, con la collaborazione, che fu importante allora, formando dei medici, ecco, ma la grande collaborazione che avevamo ricevuto era dei farmacisti, perché così in ogni farmacia, l'ordine dei farmacisti aveva accettato questa scommessa. Due magistrati hanno detto, anche noi, un bravo questore, che si era convinto, quindi era tutto un po' sul filo del rasoio, ma si è aperto il primo centro droga, giorno e notte, aperto in una città che si negava il problema. In 2 anni vennero 4.000 persone.
da ogni parte d'Italia, perché era il centro che apriva una porta, una speranza. Ma lì cominciò la battaglia politica per avere poi quella legge che arriverà anni dopo. Arriverà con quello sciopero della fame, che collaborarono in tanti, no? Sulla piazza di Torino, un sciopero della fame, dopo i primi 6 morti in Italia di overdose. Li abbiamo accompagnati e poi ci siamo detti con quei genitori, con tanti altri genitori disperati, che bisognava fare uno scatto. E allora qualche giornale usciva dal titolo "Morire di fame ma non di droga". Fu una battaglia politica per costringere il Parlamento a fare una legge. Quella legge che arriverà monca, insufficiente, ma perlomeno che ha dato la possibilità di creare i servizi pubblici, il SERT, e a cominciare a dare un sostegno alle accoglienze. È nato tutto così, come poi sono nate tante altre realtà con cui abbiamo condiviso questo percorso. Voi avete avuto delle persone stupende, non sta a me dirlo, che io ho conosciuto, da Don Redentore a Iper e ad altre realtà, che hanno fatto un po' di tutto. Don Roberto, che non c'è più, che amava la montagna, ma soprattutto aveva un cuore grande così per le persone più deboli e più fragili. Ecco, ritorno volentieri in questa città e volentieri ho dato la mano a tutti, operatori, ragazzi, perché siamo tutti che viaggiamo, direbbe Papa Francesco, sulla stessa barca, sulla stessa barca. Ma io ho un sogno, un sogno. Poi è nato il coordinamento delle comunità di accoglienza. Ci abbiamo provato perché ci volevamo dare una mano gli uni con gli altri. E quindi è nato quello che è il CNCA, adesso poi cambiano anche poi i nomi. E mi ricordo il primo incontro proprio a Torino, che venne tra l'altro un signore immenso con un cappello da cowboy, con una voce così potente, che non l'abbiamo mai dimenticato, che era padre David Uroldo. E uno si chiede, ma cosa c'entrava padre David Uroldo? No, che tra l'altro ha abitato anche qui vicino, no? No. Ecco, cosa c'entrava? No, padre David Uroldo veniva perché lui andava nelle carceri e nelle carceri incontrava delle persone e quindi sentiva il bisogno, come ho incontrato prima alcuni di voi, no, il bisogno di poter trovare un modo di avere contatti per poi accompagnare, accogliere la storia e la vita delle persone. Quel coordinamento poi ci ha visto mettere tante persone insieme. No, io mi ricordo i primi contatti, poi è arrivato Gino Rigoldi, Don Gallo, e ci siamo messi insieme in tanti in questo paese, con una metodologia. Poi sono nate tante altre realtà. Noi abbiamo scelto una strada, un percorso. Io credo che ci voglia rispetto per qualunque persona, qualunque realtà che si mette in gioco per andare incontro agli altri. C'è chi ha una metodologia, chi ce n'ha un'altra, ma quello che conta è quel servizio che noi andiamo a fare. Noi a Torino abbiamo trovato molta difficoltà, la si trova ancora oggi, la si trova anche in Italia, perché parlare di quei servizi a bassissima soglia non è che trovate che tutti vi dicono che va bene. Si viene etichettati di dire quelli che continuano a alimentare, che le persone possono continuare a farsi. E invece tu l'hai ricordato molto bene, il nodo. Noi siamo lottatori per la vita, lottatori per la vita, e impegniamo le nostre condizioni nella lucidità di un percorso per fare in modo che nessuno si perda per strada. Il dovere di creare le condizioni che qualunque persona possa trovare un appiglio, perché se non trova quell'appiglio non ci possono essere altre possibilità, come la storia ci ha insegnato. Però guardate che nel paese non è così scontato, perché i venti contrari sono molto forti e noi lo respiriamo, lo tocchiamo con mano. Oggi c'è il rischio, ma non è solo oggi, di chi? No, la politica della forza, non la forza della politica di cui abbiamo bisogno, che faccia delle politiche che non escludono nessuno,
che valorizzano tutti quei percorsi che servono in forme diverse a dare, e l'obiettivo è dare dignità e vita alle persone, a tutte, a tutte. Allora il mio sogno, credo che sia anche il sogno di tutti di voi, no? Facendo questo, moltiplicando questi servizi per andare incontro, perché nessuno debba esserne tagliato fuori. Il mio sogno è una società non della convivenza, sia ben chiaro, una società non della convivenza, ma della indipendenza dalle sostanze, da tutte le forme di dipendenza, che vuol dire la libertà delle persone. Questo è il nostro sogno, ma questo sogno ha bisogno che non si lasci nessuno un passo più indietro. E quindi per me è una gioia condividere con voi che fate, che vivete nel pubblico, nel volontariato, nelle associazioni, nel servizio pubblico questo. Per me c'è sempre da imparare. Io ogni volta che vado nella realtà mi arricchisco, perché ognuno porta poi il suo contributo, la sua intuizione, il suo sguardo, che diventano importanti. E voi capite che oggi più che mai è importante tutto questo, perché voi me lo insegnate. Oggi le sostanze, veramente, no, la droga, il problema, è diventato più forte di prima. È più forte di prima. È più diffuso di prima il problema. Ma non c'è questa consapevolezza nel paese. E oggi in Italia fare la differenza è l'indifferenza. E guardate che le organizzazioni criminali e mafiose, no, vanno a nozze da tutto questo. E loro hanno decretato una legge di mercato: abbassiamo i prezzi, così catturiamo più persone. Ma non è una battuta che ci siamo inventata, perché sono state fatte delle intercettazioni importanti di inchieste da parte di magistratura, di traffici e di vicende varie, che hanno intercettato proprio che questo meccanismo di regola di mercato, che le organizzazioni rispetto a questo pilastro, perché uno dei grandi pilastri con cui le mafie fanno i loro affari da tanti anni, non è l'unico, ma è uno di quelli importante e forte, questo, non indifferente, che loro hanno fatto questa regola. E oggi poi con online è ancora più facile, no, l'acquisto delle sostanze. E oggi il problema delle sostanze, con i loro volti, come sono stati ricordati, nuove modalità, nuove sostanze, no? È un problema grave, è un problema serio. In un paese, un problema grave è un problema serio. È un problema, mentre dall'altra parte negli ultimi anni c'è stato un depotenziamento degli interventi, delle politiche nel paese. Anche di dare strumenti e mezzi per poter, ecco, la prevenzione è poi scomparsa, penso, nello scenario del paese. Poi magari ci sono delle città, ci siete voi che vi inventate di tutto, ma questo è il quadro del nostro paese. E così la droga, l'usura, il gioco d'azzardo, la percentuale di ragazzini, voi lo conoscete, l'ultima ricerca tra i 15 e i 19 anni sul gioco d'azzardo, la percentuale sfiora quasi il 46%, che dichiara nei sondaggi, no, con dei criteri di giocare. Ecco, ci sono dei meccanismi quindi di varie forme di dipendenza. Io non posso dimenticare neppure voi il problema dei ritirati. Noi abbiamo aperto un servizio a Torino, no, l'avevamo visto in Giappone, l'avevo visto, sembrava una cosa distante, distante, ma noi siamo chiamati a leggere anche le nuove forme di dipendenza, come voi fate. E lì c'è un grido delle famiglie che non sanno sbattere la testa, dove non c'è una sostanza di mezzo, ma c'è uno strumento virtuale, che non è da demonizzare, perché è uno strumento utile, ma se poi ti cattura lì dentro,
Poi abbandoni la scuola, perché viaggi torno nel virtuale, ti ritiri in una stanza, non comunichi se non solo con quello strumento, con tutto quello che può contenere nel bene e nel male. E poi nascono delle dipendenze, nascono delle patologie. E chi l'avrebbe detto anni fa, quando avete cominciato, noi abbiamo cominciato, chi l'avrebbe detto? Nuovi volti, nuove modalità, nuove espressioni che impongono una riflessione più ampia sulle forme di dipendenza. E l'alcol, che vede ragazzini farne l'uso, ragazzini. Noi non avremmo mai pensato a quelle fasce molto più basse di età. E di fronte a tante forme di tutto questo, oggi alcol, psicofarmaci, sono primo passo di tante altre cose. Per non parlare della cocaina, del crack, dell'eroina, che se n'è mai andata, ma sono le cose che voi mi insegnate, Poi i colori nella geografia del paese sono diversi, magari rispetto a alcuni territori, dove si opera in certo modo, le cose che si fanno. Ma è un problema che ci lega tutti, ma non viene affrontato. Ditemi la prevenzione nelle scuole, ricordate anni fa, perché l'Italia va a mode. Allora anni fa, per 10 anni, si è fatto tutto al contrario di tutto sul tema delle dipendenze, della droga. La RAI mandava in onda una trasmissione, Droga che fare, ricordate? Due giornalisti, Mario Maffucci e Piero Badaloni, cresciuti tra l'altro nella CESCI, negli scout, che facevano la trasmissione per dare informazione alle famiglie, per aiutare, una conoscenza. No, ecco, nelle scuole era cominciato tutto un percorso sulla prevenzione, sull'informazione anche attenta. 10 anni, poi si passa, arriva l'AIDS, semplifico. Allora si è aperta un'altra stagione e si è cominciato a lasciare un pochettino l'attenzione di là. Allora sull'AIDS si è fatto tutto, contrario di tutto. E poi tutto si rimpicciolisce. Poi è arrivata una nave in Puglia, 22 anni fa, ecco, con 20.000 albanesi. Allora il tema in questo paese è diventato improvvisamente la legalità. E abbiamo avuto una legge che non era possibile che ci fosse, ma purtroppo c'è stata. E voi la ricordate molto bene, che c'è avuto la Corte Costituzionale, la Corte Europea a dire che non era possibile. Perché se un migrante commetteva dei reati e recidivi, aveva la maggiorazione di pena. Era contro la nostra Costituzione. E per 2 anni non abbiamo obiettato, continuando ad accogliere quelle persone. Ma vi pare che era, vi pare un meccanismo così perverso, maggiorazione di pena perché era un migrante se commetteva dei reati? Non era possibile perché era contro la Costituzione e la Carta Europea. Però anche questo è successo. E voi capite che si va un po' a stagioni e poi si passa da altro. E invece i problemi continuano a restare, coinvolti, forti, modalità diverse. E allora poi ci sono anche le persone croniche dentro certi tipi di situazioni. E allora questo scatto, questo impegno, ecco, io sono io che ringrazio voi, preso in contropiede perché dice, va, ho la cooperativa che apre, detto, che bello, passo a salutare, soprattutto si impara sempre, si capiscono le cose nuove, la creatività, come ci si inserisce nel territorio oggi. E non è la storia di ieri, perché ci sono molti cambiamenti e molte trasformazioni che si impongono. Ecco, però mi fa piacere incontrare della bella gente come voi, che con ruoli e competenze diverse. È la politica che fa la propria parte, non è così scontato, sai. Ti prego, io giro molto questo paese, anche perché Libera oggi è in tutta Europa, è in America Latina, è in Africa. C'è questa dimensione che vedi nel mondo su questi problemi. E quando sono stato in Africa qualche mese fa,
per i 40 anni del gruppo Abele in Africa, cosa ho scoperto? Che proprio in quei giorni lo sapevamo, ma non sapevamo l'intensità. Ho scoperto una cosa molto semplice. La prima è che è uscito il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia della DIA della presenza della 'ndrangheta calabrese per i grandi traffici in Costa d'Avorio, perché cambiano sempre le rotte. Noi ci lavoriamo un po' come associazioni e movimenti nel porto di Gioia Tauro. Il porto di Gioia Tauro sono state confiscate, no, ormai a livello di cocaina un'immensità. Arrivano, ci sono navi che hanno 30.000 container a bordo, sono immense. E voi immaginate che è difficile poter controllare ogni volta 20-25.000 container. C'è solo uno scanner, un grande scanner dei monopoli dello Stato in cui riescono a volte a individuare qualche cosa. Ma nonostante questo, tonnellate di coca, che da lì vengono poi smistate, che entrano nel circuito e che si allargano. Quindi capite allora che questa è una grande scommessa, questa è una grande sfida che chiama in gioco anche ciascuno di noi, nell'accoglienza delle persone, nel loro accompagnamento, nel creare i servizi, ma anche dando il perdere di vista quanti lottano per il contrasto, perché, e soprattutto per non dimenticarci che le organizzazioni mafiose che hanno aperto, perché oggi hanno abbandonato le forme arcaiche, sono tutti diventati manager, imprenditori, i grandi uomini della mafia, e tra uno zoccolo dei loro guadagni, che sono tanti, ci sempre resta la droga, il gioco d'azzardo e tanto altro che si è abbucchiato nell'arco del tempo, no, vari traffici, ecco, e così via. Allora in questo senso, un servizio che va incontro alle persone, a quelli più deboli, ai più fragili, per fare una spinta, per sognare che sia possibile, no, uscire da quelle forme di dipendenza, no. È il mio sogno anche che si possa uscire un giorno per essere più liberi dentro, anche delle altre dipendenze di quei farmaci che vengono dati, no, per tamponare delle situazioni. Questo è il nostro sogno, per rendere le persone più libere. Ben venga questo servizio. E l'ultimissima cosa, complimenti a voi, ve lo dico con molta sincerità, perché guardare i vostri volti, sono le fatiche, le speranze, a volte credo anche capita per voi qualche delusione, qualche amarezza, no, quando poi succede che qualcuno se ne va, ci interroghiamo che cosa avremmo potuto fare di più e ci portiamo dentro anche un po' di magoni, no, perché per noi sempre diventa un dolore quando delle persone non ce l'abbiamo fatta, però continuiamo a mettercela tutta perché ne vale veramente la pena.